Finalmente Marco Carta. Ciao a tutti, ciao Manila. Innanzitutto la premessa è che io non sono un giudice, non devo condannare e non voglio, ma non perché sei un mio amico, perché sei qua a parlare con me. Però io dico, innanzitutto le mostruosità che sto sentendo in rete sono veramente agghiaccianti. Anzi, vabbè, diciamo anche la verità che adesso, grazie a Dio, insomma, è molto meno. C'è stato un momento in cui veramente si è scritto di tutto. Qual è la cosa che più ti ha ferito di quello che è stato detto? Beh, ma siamo in televisione, io veramente non lo potrei dire, cioè nel senso cose inenarrabili, cioè quindi... Che ti hanno ferito? Fascia protetta è poco, quindi oltre... No, sì, a livello umano, non solo sessuale, ma proprio umano, eccetera, eccetera. Quindi dovresti fare la residenza in prigione, diciamo che è la cosa più piccola. Ti hanno accusato addirittura che questa era un'operazione macchinata. Boh, a me in faccia non me l'ha mai detto nessuno. Io quando incontro le persone per strada vedo solo sorrisi e gente bella. Quindi la deduzione è che Instagram, Facebook, social in generale e la vita siano veramente due mondi opposti. Quindi quelli dentro casa e fuori di casa. Quando io dico Maria De Filippi, sia dall'inizio e credo anche... questo ultimo episodio di apprensione, Maria l'hai sentita, vi siete chiariti? Cioè... Maria è una persona unica, mi ha sempre rassicurato, confortato, perché non è facile in quel momento essere al centro di quel turbine, un turbine che tu non vuoi. E Maria mi ha sempre detto, male non fare, davvero, paura non avere, stai tranquillo. Che belle parole, ma Maria è quello che vediamo tutti, traspare assolutamente, la sua grande umanità e... Barbara D'Urso, perché è la tua seconda madrina, oramai insomma Barbara è un rapporto bellissimo, come ce l'ho io tra l'altro. Anche lei mi ha detto, Marco vuoi venire a replicare, la nostra porta è aperta, quando vuoi, personalmente, ovviamente anche lei si fa un giudizio sugli altri, mi ha detto, io sono certa. Tu sarai la forza mia, la mia strada, il mio domani, il mio sole e la pioggia, il fuoco e la goccia, dove io mi tufferò.